La nostra società innanzitutto si chiama OC, che vuol dire Anti-Pollution Operative Center, e si occupa prevalentemente di trattamento di rifiuti ai fini di riqualificare un prodotto che viene poi venduto come materia prima, che è un olio combustibile, cioè quindi trattiamo rifiuti oleosi dalle navi che vengono sottoposti a un processo di depurazione. Abbiamo scelto la tecnologia del GNL per sostituirla a quella tradizionale dell'olio combustibile. Prima veniva utilizzato dell'olio combustibile che bruciato per produrre vapore, e per motivi soprattutto tecnici, economici e ambientali noi abbiamo necessità di avere del vapore che serve per riscaldare serbatoi, per tutti i processi chimico-termici dell'impianto. Il gas è un combustibile che viene utilizzato per produrre vapore. Questo vapore viene immesso nel processo di trattamento, garantisce quello che sono le necessità impiantistiche per la depurazione di questi rifiuti. Il gas, essendo una sostanza più pulita, più nobile dell'olio combustibile pesante, ci permette di ottenere dei risultati che poi si possono tradurre come un risparmio economico da una parte e con grossi vantaggi ambientali. Il vapore è essenziale nel nostro processo di trattamento e di depurazione perché tutti i trattamenti sono effettuati a caldo. La scelta del GNL è ricaduta essenzialmente per due motivi. Uno, perché nel nostro sito non esisteva la rete del gas. Due, perché una scelta di questo tipo ci ha permesso di ottenere risultati ambientali maggiori e risparmi energetici dati da costi ridotti dalla manutenzione e dalla gestione delle nostre caldaie. Questa soluzione di utilizzo del GNL l'azienda l'ha realizzata da circa 3 anni. Ovviamente questa soluzione ci ha consentito di raggiungere degli standard ambientali più efficaci, ci ha consentito di ottenere dei risparmi nel consumo e soprattutto nei costi di gestione rispetto all'olio combustibile. Quindi ne siamo molto felici e ci riteniamo abbastanza soddisfatti della nostra scelta.